Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi avete chiesto più volte come gestire il cambio di registro, quindi il passaggio della voce dalla voce di petto alla voce di testa. Vediamo se posso aiutarvi. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, intanto capiamo che cosa sono i registri vocali. Praticamente un registro è un po' come una marcia, diciamo, dell'automobile, per intenderci. Quindi a un certo punto, quando la marcia, la macchina arriva a una certa velocità, bisogna cambiare la marcia, altrimenti il motore va sotto sforzo. Più o meno questo è quello che l'esempio che mi viene da fare. Quindi parlando dei registri vocali, esistono fondamentalmente quattro registri, c'è cioè il registro di Fry, che è questo registro molto basso, poi c'è il registro di fischio andando verso l'alto, che è un registro dove la voce inizia a fischiare, ma che non dipende dalle corde vocali, e questi sono un po' i registri estremi che non toccheremo oggi come argomento, ma ci occuperemo soltanto di parlare del registro di petto, che è quello che noi utilizziamo per parlare, e il registro di testa, che quando noi cantiamo e andiamo in una zona un po' più acuta della voce, ecco che qui bisogna fare un passaggio come uno switch in un altro registro. E poi c'è il falsetto. Registro di petto e registro di testa fanno parte, diciamo, della voce piena. E poi c'è il falsetto, che è un altro registro dove la voce è un po' più ariosa, un po' più dove passa molta aria tra le corde, e quindi quello è un altro argomento. Voglio oggi precisare come fare il cambio tra la voce di petto alla voce di testa. Quindi, intanto dobbiamo dire, come abbiamo detto per il cambio della macchina, il cambio di marcia, se noi non alleggeriamo la voce man mano che saliamo, sarà difficile fare il cambio di registro. Come se non schiacciassimo la frizione e non decelerassimo per cambiare la marcia. Quindi se noi abbiamo, arriviamo a un certo punto, alleggeriamo e continuiamo a risalire. Un po' avviene questo. Vediamo con la voce come possiamo fare. Ognuno di noi ha una zona di passaggio che può essere differente, però fondamentalmente agli uomini avviene intorno al Fa diesis, Mi Fa Fa diesis, e alle donne verso il Si bemolle, La Si bemolle, Si. Più o meno è questo, nella voce piena. Proviamo a fare un esempio utilizzando la I. Io utilizzo la lettera I perché è una lettera già che risuona in avanti la maggior parte delle volte. I, I, I. E facciamo un esercizio di 5 note, partendo dal Do centrale, che per i maschietti lo farò più basso, un'ottava più bassa. Vedete che faccio una I francese, oui, e non I, ma I, un po' più rotonda, per dare spazio poi nel passaggio. Per le femminucce sarà andiamo avanti così fino ad arrivare, facciamo un esempio sempre per i maschi. Fino a qua. Siamo arrivati al Do centrale. Nessun tipo di problema. Arrivati a questo punto, se noi continuiamo a spingere, sentiamo che la voce può rompersi, quindi dobbiamo un po' alleggerire, andare verso una U più che verso la I.
dobbiamo alleggerire un po'. Per favorire il passaggio, anziché forte. Se si capisce questo passaggio, ma poi con tutte le vocali possiamo fare questo passaggio nella voce di testa. Per quanto riguarda le donne, è uguale, la stessa cosa. Bisogna alleggerire man mano che saliamo. Quindi, se noi abbiamo una voce che è ripeto. Parliamo adesso ancora dei maschietti. Anziché continuare a salire spingendo questa voce di petto, dobbiamo cambiare la marcia. Alleggeriamo. Continuiamo a salire. Facciamolo ancora una volta. Continuano a salire. In questo modo possiamo fare il passaggio. Ovviamente ci vuole tempo, ci vuole pazienza, perché all'inizio magari non sarà così semplice, però meglio andare a finire nel falsetto e non tirare la voce con la voce di petto. Cioè, meglio questo. Dove la voce si distacca. Non è dannoso per le corde, mentre fare continuare a gridare, questo ve lo sconsiglio, non lo fate mai. Alleggerite finché sentirete che questo scalino sarà più morbido finché deve scomparire completamente. Stessa cosa vale per le voci femminili, fate un po' di prove e vedrete che questa sirena che potete fare. Vi aiuterà a collegare la voce e quindi a passare bene dalla voce di petto alla voce di testa. Spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo, ci vediamo alla prossima puntata.